Ciao a tutti, bentornati. Torno oggi con lo spacchettamento mensile della box di Look Fantastic, quindi del mese di gennaio, la prima box di questo 2021. Devo preannunciarvi che ho intenzione di sospendere l'abbonamento, non perché non sia contenta delle box o altro. A volte ho trovato alcuni prodotti un po' ripetitivi, in alcuni casi, insomma, prodotti che mi hanno fatto storcere un po' il naso. In più sto per ricevere un'altra box, quindi non voglio accumulare troppi prodotti, visto che ho fatto un anno bello pieno con Look Fantastic, voglio un attimino sospendere. Poi magari il mese prossimo mi fanno uscire dei prodotti super wow e io magari mi mangerò le mani. Vabbè, comunque, non ho neanche sbirciato questa volta. Mi sembra che abbiano cambiato anche la velina della box questo mese. Vabbè, ho già visto una cosa che potrebbe non piacermi più di tanto. Allora, facciamo una panoramica. La panoramica è questa, ci sono i classici 6 prodotti all'interno. Allora, partiamo dalla cosa che subito ho notato, che purtroppo però mi ha fatto un po' storcere il naso, non perché io non ami i prodotti labbra, ma semplicemente perché questo colore non è proprio il mio colore di rossetti o tinte labbra, forse ho sbagliato, perché è un colore proprio fuori dalla mia comfort zone, è proprio un aranciato, mi sembra, sì, Ultra Smooth Matte Lip Cream, mi sembra troppo aranciato per i miei gusti, proprio beige, proprio un rossetto cancella labbra, il che non mi fa impazzire. Questa è la colorazione Feels. Questa tinta labbra l'ho anche trovata in un'altra box, in un'altra colorazione. Quella mi è piaciuta tanto, è un fucsia, è un rosa lampone molto bello, infatti l'ho utilizzato un sacco quest'estate, però questo colore no, non mi piace. Va bene, mi sono sporcata anche. Allora, altra cosa interessante e utile è una beauty blender, o comunque una spugna per il fondotinta, non beauty blender, ma il marchio è Complexion Sponge della Soeco, no, il marchio è Soeco ed è una blender, è la classica blender. Ah, anche molto morbida mi sembra, anche il colore è molto bello. Sto collezionando spugnette, il che mi fa piacere perché trovo che sia un prodotto che si rovina con il passare dei mesi, a differenza dei pennelli, io trovo che le spugnette durino molto meno, perché stressarle e lavarle sempre, quasi ogni giorno, porta poi chiaramente a rovinarle. Quindi mi fa piacere, questa cosa mi è piaciuta. Altra cosa e non lo so, vabbè, e voi potreste pensare che si tratti di una maschera viso, no, è una maschera per le mani del marchio Star Skin. Vabbè, io chiaramente la utilizzerò, sperimentiamo anche questa cosa nuova. Non è una cosa che avrei comprato, mi piace molto il brand Star Skin, ho provato anche altre maschere sia in tessuto e anche i patch per gli occhi e devo dire che non mi dispiace. Questa era, diciamo, una novità per me, quindi va bene, sperimento. Altra cosa, e di questa sono contenta, è una crema del marchio SVR. Questo è un marchio che avrei voluto provare ed è una crema non in formato mini, ma un bel formato da 40 ml, che mi fa molto piacere. È una crema idratante, leggera, con il 60% di acqua. Dovrebbe anche essere adatta secondo me per le pelli grasse, quindi non troppo pesante, non troppo ricca, e sono curiosissima di provarla perché è un brand che era nella mia wishlist, quindi bene, anche il fatto che non sia proprio piccolino come formato mi fa piacere. Poi, altro prodotto all'interno è del marchio Grow Gorgeous, che è un marchio che per capelli che mi piace, perché ho provato anche una maschera che mi è piaciuta un sacco, che ho terminato, che ho trovato sempre all'interno di una box diverso tempo fa, forse tra le prime box di Look Fantastic che ho preso, che mi sono arrivate. Questa qui è una maschera per capelli overnight, quindi anche una maschera da notte. Il formato è da 30 ml. La profumazione infatti è molto simile alla maschera che ho utilizzato. Sono contenta perché è un brand che bramavo da un po', vorrei provare anche diversi prodotti, tra cui maschere, altre maschere, non da notte, c'era un'altra maschera che voglio provare, anche degli shampoo, insomma ci sono diverse cose di questo brand che mi frullano un po' nella testa e che vorrei acquistare, quindi sono contenta perché anche come maschera notte mi manca per capelli, quindi bene.
Infine concludiamo con un prodotto per il contorno occhi, quindi una crema contorno occhi del brand Verso, che non conosco, da 7 ml, una crema contorno occhi nutriente, insomma. Il formato è molto piccolo, sembra anche quasi vuoto, il packaging è molto carino. Ultimamente sono in fissa con questi packaging tipo tubetti da colori ad olio, quindi mi piacciono molto. E nient'altro, questo era il contenuto della box di questo mese di gennaio. Ditemi un po' se anche voi, insomma, avete l'abbonamento alle box Look Fantastic, se avete intenzione di sospenderle. Io sono davvero in difficoltà, ci sto pensando. Poi in realtà aspetto la box che mi sta per arrivare di un altro brand. In realtà è di un altro sito, però vabbè, poi di quello ve ne parlerò in seguito quando mi arriverà, perché sono curiosissima e non vedo l'ora di vedere che cosa c'è all'interno. E quindi non volevo accumulare troppe cose, come vi ho detto, quindi insomma l'intenzione è quella, però vedremo se alla fine lo farò oppure se continuerò così all'infinito, ma insomma non credo. In ogni caso, io come sempre vi mando un bacio grande, ditemi che ne pensate di questa box. Io devo dire, non male, a parte questo prodotto, ma solo per il colore, altrimenti l'avrei apprezzato un sacco. E nulla, come sempre io vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!